Salve a tutti, sono NerdGamer e bentornati su Totally Accurate Battle Simulator. Allora, nelle ultime settimane avete visto che il gioco è stato aggiornato tantissimo e hanno aggiunto due nuove potentissime fazioni. La prima, quella dei pirati che sono armati fino ai denti e completamente fuori di testa. La seconda, quella delle unità spaventose di Halloween che con i loro poteri soprannaturali riescono ad arrecare panico, morte e terrore sul campo di battaglia. Ma una domanda mi sorge spontanea: quale di queste due potentissime fazioni è più potente dell'altra? Perché di sicuro sono superiori a tutte le altre fazioni aggiunte in precedenza sul gioco. Beh, quest'oggi cercheremo di scoprirlo. Vediamo quindi di organizzare una serie di battaglie all'interno della sandbox. Direi che la mappa dei pirati va benissimo, perché le due parti del campo di battaglia sono praticamente l'una speculare dell'altra, quindi non darà nessun vantaggio tattico a nessuna delle unità. Da questo lato possiamo schierare le unità di base dei pirati, ovvero quelli armati di pistola. Direi che una quindicina di unità dovrebbero essere più che sufficienti. E dall'altra parte invece mettiamo la loro controparte di base, ovvero gli scheletri guerrieri, che a differenza dei loro colleghi ancora vivi hanno uno scudo che in teoria, e sottolineo in teoria, dovrebbe permettergli di parare i colpi delle loro armi. Ma soprattutto sono anche armati di spada, che dovrebbe permettere loro di contrattaccare il nemico una volta che avrà sparato, perché loro poi ovviamente saranno disarmati. Vediamo effettivamente se gli scudi sono sufficienti. Oddio, neanche troppo a parare i proiettili. Oddio, qualche proiettile è passato attraverso, ma vabbè, dettagli. Però come potete vedere, oh mio Dio, molti scheletri sono già periti sul campo di battaglia. Oh mio Dio, hanno perso praticamente un terzo del loro esercito. Tuttavia gli scheletri adesso sono armati di spada e forse riusciranno ad avere la meglio sul nemico. Velocizziamo il tutto. Mi sa di no. Mi sa di no, gli scheletri ovviamente, dato che non hanno un corpo a difenderli, ogni colpo del nemico praticamente quasi li one shotta. Però se si alleano non solo riescono a fare lo status di paura al nemico, ma possono forse vedere di contrattaccare efficacemente. È ancora tutto possibile, sì, ma signori, non mi fuggite, se no la battaglia mi dura un'ora. Mi sa che forse le unità soprannaturali potrebbero avere la meglio. Sì, però ragazzi, dai, combattete da uomini. Cioè, ok, questi sono scheletri, ma vabbè, dettagli. Sì, si stanno decisamente avendo la meglio. 4 contro 1 è un po' impari, però vergognatevi. Ok, come ho detto, 3 contro 1. Vediamo un po' se ce la fanno, no? E scappa di nuovo. Signore, non si butti in acqua. Perfetto, l'altro pirata l'hanno fatto fuori. Resta quest'ultimo signore e ci dovrebbe ovviamente morire male male. Perfetto, questa battaglia, e per poco sottolineo, è stata vinta dalle unità soprannaturali e anche dal lag, che è sempre in agguato. Allora, la seconda unità dei pirati sono ovviamente quelli armati di fucile, che sono decisamente molto resistenti. I loro fucili fanno una marea di danni, possono sparare più volte, ma soprattutto hanno quella specie di... chiamiamola corazza da battaglia, ma vabbè, dettagli, fatta con i barili, che ammetto resiste molto di più di quanto uno si sarebbe potuto aspettare. Allora, costano 200, mentre invece la loro controparte sono gli arcieri, che però costano di meno. Pertanto dovremo vedere di schierarne di più sul campo di battaglia. Per rendere il tutto più complicato, li posso anche mettere direttamente a bordo della nave. Scommetto che qualcuno piglierà il collega davanti a sé. Ci scommetto quello che volete. Ecco qua, qualcuno invece lo mettiamo direttamente qui sulla spiaggia. Vediamo di fare in modo che più o meno il valore sia uguale. Ecco qua, ci siamo. Vediamo un po' se effettivamente la corazza in legno dei pirati sarà in grado di proteggerli dalle frecce del nemico. Sì, però se li pigliate, li protegge come? Li protegge come? Mi sa che questa volta le unità soprannaturali non riusciranno a vincere, perché fin tanto che non colpiscono la pelle del nemico contro ogni aspettativa, a quanto pare i barili sono ignifughi. Ma dimmi te, sti pirati sono stati più furbi del previsto e adesso stanno iniziando a sparare al nemico. E come potete vedere, un singolo proiettile è più che sufficiente a decimare i poveri arcieri della fazione soprannaturale. Vediamo un po'. Ragazzi, ne incendiate qualcuno. Guarda, non ce la fanno. Non ce la fanno. Oddio, signore. Signore, tutto bene? Lo prendo come un no, ma vabbè, dettagli. Resta un ultimo arciere da questo lato contro un esercito di pirati. È ovvio che ci stia per morire, oddio. C'è morto malissimo, mi piace che l'hanno colpito sotto. E la testa è ancora lì galleggiante. Perfetto, quindi il punteggio per adesso è di 1-1. Allora, la terza unità dei pirati dei Caraibi, oh mio Dio, i lanciatori di bombe. Ok, potrebbe essere un bel problemone, perché nello scorso episodio si sono dimostrati delle unità davvero molto potenti e possono anche attaccare da una certa distanza. La fazione invece soprannaturale ha i soldati, quelli con le candele in testa, che purtroppo non hanno praticamente HP, quindi con un solo sputo ci muoiono tantissimo. Ma avete visto che quando cominciano a lanciare quella specie di cera, non so nemmeno io cosa cavolo sia, riescono come a sollevare il nemico da terra, che libero e felice come una farfalla sembra come uno spirito che sta volando verso
verso il cielo. Ovviamente la fazione soprannaturale ha la superiorità numerica perché le unità costano di meno. Ok, vedo che da questo lato hanno già lanciato le bombe, il che potrebbe dar loro un considerevole vantaggio tattico. Sì, molto elevato vantaggio tattico. Il nemico praticamente non aveva speranza. Ok, hanno cominciato a far fuoco, ma restano effettivamente vivi pochi membri della fazione soprannaturale. Ok, hanno colpito un solo tizio, un secondo tizio qua giù, lo stanno buttando indietro. Forse riescono a buttarlo in acqua, vediamo un po'. No, non ce la fanno, non ce la fanno effettivamente. Il che vuol dire che non appena il nemico lancerà le bombe, dovrebbe riuscire a farli fuori. Ed ecco che sono arrivate le bombe in pieno volto. L'hanno preso letteralmente in pieno volto. Credo che tutti i pirati siano vivi. Ma proprio tutti, ma mi prendi in giro, ma... Porco cane, fazione soprannaturale, mi avevate cominciato così bene. Questa volta i pirati schierano sul campo di battaglia i colleghi armati di arpione. E questi lo sappiamo molto bene, sono davvero tanto, tanto potenti. Magari mettiamo solamente 10 unità, perché invece la fazione spaventosa deve schierare i vampiri. Non può finire bene. Il vantaggio forse è che i vampiri, quando sono trasformati in pipistrelli, forse non possono essere afferrati dagli arpioni degli avversari. In questo caso loro costano la metà e pertanto dovremmo vedere di schierarne almeno una ventina. Oddio, penso che i pirati potrebbero avere la meglio, ma i vampiri non perdono tempo e si sono trasformati in pipistrelli che effettivamente gli arpioni non sono riusciti ad afferrare, e così possono attaccare da vicino il nemico. Il problema è che a quanto pare c'è una mira di M. No, qualcuno sono riusciti a ciucciarlo. Stanno ciucciando pirati come non ci fosse un domani. Guarda che roba, guarda che roba, l'hanno attaccato alle spalle. Ah vabbè, ma si è girato e l'ha colpito lo stesso. Ma non ci credo mai nella vita. Effettivamente questi pirati sono unità molto potenti. Ciao pipistrellino, come va? Tutto bene? Ok, vediamo un po' come procede la battaglia. Sembra che i vampiri... No, signore, dove si è messo a ciucciare? Scusi, anche lei si vergogni. Ma porco cane, il Delon Gamer è un canale molto family friendly. Però sembra proprio che i pirati stiano avendo la meglio. Nonostante i vampiri si siano trasformati, sono in netta inferiorità. Vediamo un po', può accadere ancora di tutto. Se si alleano e cominciano a ciucciare tutti lo stesso pirata, forse potrebbero riuscire a portarne parecchi effettivamente nella tomba. Da questo lato sono praticamente morti tutti i vampiri. Ne restano semplicemente alcuni da questa parte. Guarda che roba, li hanno trapassati come non ci fosse un domani. Ed effettivamente sono morti, malissimo. Restavano ancora praticamente più di metà della squadra dei pirati. Niente da fare, la fazione soprannaturale sta facendo davvero una brutta figura. Oh oh, lo scontro sta per farsi molto interessante, perché finalmente possiamo schierare sul campo di battaglia i cannoni, il che vuol dire che è ancora tutto possibile. Ne stiamo per vedere delle belle. Allora mettiamo 10 cannoni dei pirati che dovranno affrontare la loro controparte soprannaturale, ovvero le catapulte con le zucche. Le abbiamo testate lo scorso episodio e hanno seminato terrore e panico fra le unità nemiche. Vediamo in una battaglia alla pari contro i pirati, potrebbe accadere letteralmente di tutto. Quindi sono tutti belli carichi, direi sì che lo scontro abbia inizio. Vediamo un po', il primo che farà fuoco avrà effettivamente la meglio. Oddio, mi sa che la battaglia finirà molto presto. Oh, hanno praticamente distrutto quasi tutte le catapulte che non possono praticamente sparare, ma stanno per essere colpiti effettivamente dalle zucche. Vediamo un po'. Oilala! Sì, anche il nemico ha subito delle perdite davvero incredibili. Adesso le zucche stanno per andare sulla nave. Vediamo un po' se qualche colpo di rimbalzo. No, non ce la fa. Non ce la fa. Decisamente sono rimasti sul campo di battaglia molti più cannoni. Che catapulte. Chi è che è rimasto vivo? È rimasto vivo questo signore qui. E basta. Ed ecco, c'è morto praticamente subito dopo. Ma no, ragazzi, dai, facevo il tifo per voi, ma non ci credo mai nella vita. Beh, ho la vaga impressione che anche la prossima battaglia sarà vinta dai pirati, perché stiamo per schierare sul campo di battaglia i capitani, che sono delle bestie incredibili, armate sia di sciabola che di pistola. Mentre invece l'unità soprannaturale ha i tizi che lanciano le spade, abbiamo visto lo scorso episodio, che di tanto in tanto hanno anche la brutta tendenza a pigliarsi in testa da soli. Gli do un minimo di vantaggio, ma penso ovviamente che i pirati avranno ancora una volta la meglio. Vediamo un po', forse si riescono a trafiggerli con abbastanza spade. Ma i pirati sono molto resistenti, hanno una barra della HP davvero spaventosa, e non appena faranno fuoco contro il nemico penso che li dovrebbero one shottare. Oh mio Dio, sono stati trafitti da numerose spade, riescono ancora ad avanzare. Il capitano qua giù sembra essere più avanti di tutti. Vediamo se ce la fa sparare. Non ce la fa, non ce la fa. Li stanno davvero tenendo a bada. Ma mi prendi in giro? È ancora tutto possibile. Velocizziamo la battaglia, veloci. Almeno sparate un colpo. Non ci credo. Le unità soprannaturali hanno avuto la meglio proprio alla luce del fatto che i pirati non sono riusciti ad avvicinarsi, e qualcuno è riuscito a morire facendo la dab. Ma quanta professionalità. Ragazzuoli, vi siete ripresi un attimino. Mi consolo però, ma che brutte figure fino adesso. Ok, scontro finale. Oddio, la fazione soprannaturale al mietitore, mentre invece la fazione dei pirati
alle donne pirata. Non per voler sminuire il gentil sesso, ma avete visto lo scorso episodio che il mietitore è una bestia. È una bestia, non c'è nulla che effettivamente lo possa abbattere. Signore, io vorrei fare il tifo per voi, ma è abbastanza ovvio che ci stiate per morire male male. Voglio dire, questi sono anche armati di falce. Voi avete semplicemente le spade e le bombe. Vediamo un po'. Oh mio Dio, che colpo che gli ha tirato! Ci sono donne pirata che volano come non ci fosse un domani. Se riescono a sganciare le loro bombe, forse hanno qualche speranza. Ma la vedo abbastanza dura. Non riescono neanche ad avvicinarsi al nemico. Va che macchia. Ciaone! Ciaone! No, niente da fare. Signora, scusi, dove va? Non è il momento di fare l'I believe I can fly. Cortesemente torni giù. I colpi dei mietitori sono davvero troppo potenti. Ok, qualcuno è riuscito a lanciare le bombe. Sì, ma con che mira, signora? Con che mira? Questi sono mietitori, li deve colpire in pieno volto. Ok, non hanno un volto perché sono morti. Ma vabbè, dettagli. Guarda che roba. Guarda che epicità di questa battaglia. Sì, ho ancora un lancio di bombe un po' a chiurlo. Sembra proprio che i mietitori non sentano il colpo. Guarda che roba, si sono alleati tra di loro. Anzi, si stanno dando fastidio tra di loro. Come potete vedere, le piratesse hanno effettivamente perso lo scontro. Non sono riuscite letteralmente neanche a far fuori nessuno dei loro avversari. Lo dicevo che in questo caso avrebbero effettivamente vinto quelli della fazione spaventosa. Però devo dire che la maggior parte delle battaglie sono state vinte proprio a man bassa dai pirati. Ma vabbè. Allora, abbiamo scoperto effettivamente quale delle due è la fazione più potente. Perfetto, ora che la nostra lezione di storia è finita, possiamo ritornare nella nostra bellissima Italia per organizzare delle battaglie davvero impossibili. Possiamo vedere di testare le unità che abbiamo sbloccato negli ultimi episodi contro, ad esempio, le unità segrete. Oh mio Dio, potrebbe accadere letteralmente di tutto. Allora, volevo mettere alla prova ancora una volta i nostri mietitori. Voglio dire, ci sarà qualcuno in grado di riuscire a porre fine al loro regno di terrore. Possiamo mettere 5 mietitori da un lato e da questa parte. Ah, ve li ricordate gli Ullr? Quelle unità vichinghe che potevano lanciare le asce da una certa distanza, ne lanciavano in continuazione. Ma soprattutto il vantaggio è che le asce erano in grado di congelare il nemico. Ok, anzi, attaccano già dalla distanza. Se riusciranno ad impedire l'avanzata dei mietitori, forse riusciranno a farli fuori. Oddio, il colpo era già bello potente. Vuol dire, poi lanciano asce in continuazione. Mi sa che la volta buona è che riusciamo ad assistere alla morte di qualche mietitore. Oddio, ci sta per morire questo. Non ci credo mai nella vita. Ragazzuoli, uno dei mietitori è morto. Guardate da questa parte, anzi, due sono morti. Non li avevamo mai visti. Guarda che roba. Quante asce ha preso il signore, peraltro? Ok. A quanto pare gli Ur ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta, incredibile. Il nemico non è neanche riuscito ad avvicinarsi a loro. E bravi miei ragazzoli vichinghi. Chi l'avrebbe mai detto? Battaglia veloce e incredibile. Ok, la prossima battaglia potrebbe essere abbastanza strana. Mettiamo ancora una volta 3 mietitori. Solo che da quest'altra parte mettiamo i raptor. Potrebbe accadere letteralmente di tutto. Penso ovviamente che i mietitori siano in grado di one-shottare i raptor, motivo per cui schiererò sul campo di battaglia una quantità spaventosa di raptor. Raptor come non ci fosse un domani. Siamo onesti, non si sono mai visti tanti raptor neanche su Ark. Ecco qua, 54 raptor contro 3 mietitori. Potrebbe accadere letteralmente di tutto e onestamente penso che potrebbero vincere i mietitori. Oddio, con i loro tentacoli ne hanno già one-shottati tantissimi. Mio Dio, che brutale estinzione per i raptor. Guarda che roba, che macello. Loro ci provano, ma non ce la possono fare. È una carneficina incredibile. Ok, velocizziamo il tutto. No, non velocizziamo perché il gioco mi lagga tantissimo. Guarda che roba, proprio li buttano così senza un minimo di rispetto direttamente sul canal grande di Venezia. Ecco che i raptor vengono portati via dalla corrente. Sì, ho la vaga impressione che abbiano ovviamente vinto i mietitori. Andiamo avanti che è meglio. Mi aspettavo un risultato migliore in effetti. Allora, manteniamo la popolazione di raptor, solo che questa volta contro di loro mettiamo le regine pirata, che voglio dire, grazie al fatto che possono lanciare delle bombe, peraltro proiettandosi verso il cielo, dovrebbero avere un bel vantaggio tattico. Entrambi costano 10.000. Neanche a farlo apposta potrebbe accadere letteralmente di tutto. Vediamo chi avrà la meglio effettivamente, se la donna oppure il dinosauro. Oddio, che craniata non gli ha tirato. Però effettivamente le regine pirata con un sol colpo di sciabola sono in grado di one-shottare i poveri raptor. Ragazzi, datevi una calmata. Oh mio Dio,
non ci si capisce nulla, però già sono periti una marea di raptor. Penso che ovviamente le piratesse potrebbero farcela. Oddio, hanno lanciato le bombe, ma non è riuscita a saltare per aria. Oh mio Dio, i raptor le tengono. No, ok, cioè, si sono tirati sui raptor addirittura. Esagerate. L'epicità di questa scena è qualcosa di incredibile. Però sì, ovviamente i raptor ancora una volta sono morti male. Ma raptor, ma fate schifo, incredibile. Sono unità potenti solo quando devono romperti le scatole su Ark o sui film di Jurassic Park. Oh mio Dio, vi ricordate le unità che lanciano le conchiglie? Ecco, c'ho in mente un po' una follia. Ne schieriamo ad esempio una quindicina sul campo di battaglia e dietro di loro le cheerleader. Perché no? Voglio vedere cosa diavolo sta per accadere. Allora, dobbiamo trovare un avversario formidabile, come ad esempio... Aspetta, dov'è Barba Nera? Eccolo qua, Barba Nera costa 2005. Vediamo di schierare, che ne so, 4 Barba Nera, meglio bondare. Voglio dire, hanno un HP davvero spaventoso, ma dovrebbero forse essere in grado di affrontare il nemico. Ok, che lancio di conchiglie abbia inizio. Oh mio Dio, può cadere letteralmente di tutto. Li fanno scivolare, guardate che roba, li fanno scivolare tantissimo. Aia, perché di Barba Nera, voglio dire, c'hanno anche una gamba di legno. Ma è come prendersela con i portatori d'handicap. Ma vergognatevi. E grazie al potere delle cheerleader possono lanciare conchiglie come non ci fosse un domani. Ma un Barba Nera ce l'ha fatta. Oh mio Dio, si stanno lanciando effettivamente contro il loro avversario. Oddio, beh, non proprio tutti, non proprio tutti, qua la gente ci sta morendo male male. Oddio, oddio, è una morte orribile. E sai, mio nonno è morto divorato dalle conchiglie. Oddio, ce la fa. Oddio, ce la fa, perfetto. Ne ha ucciso un altro. Signor Barba Nera, non mi finisca in acqua che con quelle ancore le mi affonda. Ok, è ancora letteralmente tutto possibile. Il gioco mi sta laggando tantissimo perché ci sono davvero troppe conchiglie. Ah, no, 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 no. Devo mantenere il tempo rallentato. Guarda che roba, guarda che roba. No, vabbè, ma è un incubo sta cosa. È un incubo assurdo, guarda che roba. Tutti i Barba Nera sono ancora vivi, peraltro. Non me lo sarei mai aspettato. Mi sa che le conchiglie fanno meno danni del previsto. E invece no, un Barba Nera è perito sul campo di battaglia, seguito da un altro collega. Sono morti tutti adesso. Morte sincronizzata per via delle conchiglie. A quanto pare erano allergici ai molluschi. Chi l'avrebbe mai detto? Ok, va da sé ovviamente che i lanciatori di conchiglie avevano non solo la superiorità numerica, ma avevano anche le cheerleader. Ma l'abbiamo fatto in nome della scienza. Lag, placati per favore. Sì, magnanimo. Allora, per la prossima battaglia devo cambiare il campo di battaglia e mettere un tondo direttamente qua al centro, perché voglio schierare ovviamente l'unità più potente, dicesi il gigante di ghiaccio, qua al centro. Menu chiuditi, grazie. Contro di lui mettiamo la fazione dei pirati. Voglio fare una cosa un po' strana, cercare di farlo circondare dai tizi con gli arpioni. Voglio vedere effettivamente cosa succede quando hai tizi che ti arpionano da qualunque direzione. Eccolo qua, l'hanno arpionato da qualunque direzione. Vediamo se comunque riesce ad avanzare. Non ce la fa, non ce la fa. Il problema è che appena gli arpioni cedono, ovviamente sarà in grado di attaccare al nemico. No, lo hanno riattaccato di nuovo. Guarda che roba, abbiamo forse trovato qualcuno che riesce a tenere a bada un gigante di ghiaccio. Il problema è che non so quanti danni gli stanno facendo. Aspetta un secondo, proviamo a prendere il controllo del gigante. Vediamo un po', neanche troppi. Ci vorrà un bel po' di tempo, vediamo se riesco a muovermi io. Aspetta, 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 giro su me stesso. Dovrei incasinargli tutti gli arpioni. No, non ce la faccio. Ci sono quasi, ci sono quasi. Aspetta, 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 almeno uno ne porto nella tomba. Almeno uno ne porto nella tomba. Ho pochi secondi, diventa. No, ma dai, sono a un centimetro da lui. Niente a fare, il nostro amico gigante a quanto pare sta per morire per colpa dell'agopuntura. Oh mio Dio, non pensavo che onestamente ce l'avrebbero fatta. Ma riusciranno a essere altrettanto fortunati se al centro del campo di battaglia mettiamo, che ne so, 3 Barba Nera. Ecco, penso che in questo caso i Barba Nera dovrebbero avere la meglio. Oddio, si sono già buttati sul nemico. Ragazzi, se li arpionate, forse qualcuno ha sparato arpioni dove? Dove vanno sti arpioni? Ma non vi vergognate? Niente da fare. Questa volta il Barba Nera è stato bello veloce e i nemici non riescono a far nulla. Guarda, guarda, ancorate come non ci fosse un domani sulle gengive a tutti. Guarda sto tizio, si è anche preso da solo. Ma non ci credo mai nella vita. Ormai rimane a terra perché sa che è questione di pochi secondi. Scusi, ma gliel'ha dato sugli zebedei? Ma non si vergogna? Ed è anche tantissimo tempo che non testiamo le Artemidi. 2 dovrebbero essere più che sufficienti. Allora, contro di loro, oh mio Dio, c'ho l'unità perfetta. Proviamo a schierare una gigantesca armata di raptor. Vediamo se le Artemidi saranno abbastanza veloci da riuscire a shottare praticamente 60 raptor. Voglio dire, sparano praticamente 5-6 frecce in un sol colpo. Ma penso che i raptor una volta tanto ce la dovrebbero fare. Sì, se non vi buttate sul canal grande magari, ragazzuoli. No, vabbè, non hanno neanche speranza stavolta. Non hanno neanche speranza. Ok, oh mio Dio, un'onda anomala di raptor. Cos'è sta roba? Cos'è?
E vabbè, non mi aspettavo un risultato del genere, onestamente. Ok, siccome sono una persona per bene, questa volta aumentiamo il numero di Artemidi sul campo di battaglia. Se non ce la fanno stavolta, ragazze, voglio dire, andate a casa, che è meglio. No, non ce la fanno. Oh mio Dio, l'ondanomala di Raptor le sta investendo tutte. Forse ce la fanno. Forse ce la fanno. A quanto pare i Raptor si sono concentrati tutti su un unico avversario, ed è stata una tattica decisamente controproducente. Le Artemidi sparano anche alla propria collega. Loro fotte sega. Fotte sega, sì, questa volta effettivamente sono riusciti a vincere la battaglia, ma comunque sono perite parecchie sul campo di battaglia. Ma dimmi te, poveri Raptor. Ora dai, io direi che anche per questo episodio di Totally Accurate Battle Simulator ci possiamo fermare qua. Nei commenti fatemi sapere se volete vedere qualche battaglia, lasciate un bel video nella serie, che andrete a crescere, e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!